Nonostante il freddo del giorno e il gelo della notte, il presidio degli agricoltori in piazza Gramsci a Vittoria è sempre animato da addetti a lavori e curiosi. Stavolta si procede ad oltranza, consapevoli del fatto che le battaglie degli anni passati alla resa dei conti non hanno portato i risultati sperati. La situazione è anzi peggiorata, come ha riferito ieri da un esponente del movimento Riscatto, per cui adesso sarà una lotta dura e senza condizioni. Faccio un appello a tutte le persone che non entrano in depressione e vengono qua da noi a collaborare, a parlare, a sentirsi vicini, perché Vittoria è l'unica città in Sicilia che ha le aste giudiziarie di numero di terreni, di trattori, di capannoni. Non vergognatevi a venire in piazza Gramsci, diamo tutta la Sicilia all'asta, tutta l'Italia da Pordenone a Santa Croce e tutta all'asta. Quindi alziamoci ragazzi, non chiudiamoci dentro e vedere solo la televisione e dire non fate niente, non fate niente. Bisogna fare qualcosa, perché la crisi in Italia è spaventosa. Collaboriamo con i politici, cerchiamo qualche politico che si mette da parte la politica e si faccia carico delle nostre responsabilità che abbiamo. Quindi un appello di nuovo, venite a Piazza Gramsci a collaborare con noi e fare numero, grazie. L'appello io faccio alle donne, soprattutto le mamme di famiglia, che loro sanno le difficoltà, come si vive il dramma della famiglia dentro le famiglie, e più di venire a partecipare a questa protesta. Alle nostre scuole, i presidi delle nostre scuole, che per sensibilizzare anche i ragazzi, perché noi genitori lottiamo per il loro futuro dei nostri figli. I parroci delle nostre chiese, che è importante, perché loro sanno quanto persone sono veramente, la Caritas non ne può più. Tutta la categoria commercianti, fatevi avanti, venite. Più persone potete venire, qua è aperto a tutti e tutti siamo solidari uno con l'altro. Siamo qui per sostenere un'agricoltura che è malata, che è in crisi strutturale. Siamo qui per dire soprattutto alla politica nazionale e regionale che il tempo delle passerelle è finito. L'amministrazione ha dichiarato lo stato di calamità, ma il problema però poi sono le misure. Lo sblocco delle cartelle esattoriali, quindi una moratoria da questo punto di vista, una maggiore facilitazione nell'accesso al credito, sostegno al reddito delle imprese, modelli di contratti di lavoro che permettano alle imprese di poter sgravare e di poter. Servono misure concrete, passerelle non ce ne servono più.